Ok, siamo qui con Monica. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Allora, Elena, ti accompagno come sempre, ti connetti maggiormente e più profondamente a Monica. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Sta camminando verso di me con, come se fosse un pavone, okay? Come se fosse la coda di un pavone, però al posto delle piume ha tipo delle punte. E ogni punta rappresenta le cose che a lei non sono ancora chiare da andare a vedere. Dalla PS, alla sua PS. Tipo un istrice, le punte di un istrice. Sì, più, però più. Corta. No, sono fatte più tipo Più un lancia. Un rettangolo, esatto, tipo più triangolo. un rettangolo con la punta. Ah, ok. Proprio una Una spada. delle spade, ecco, tipo spade, sì. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi Come? Te la dà? Ok, ha detto, ti do l'autorizzazione, mi ha detto proprio così, alla proprietà. Monica ha fatto una sessione, poi un'altra con altri. Risultati della prima. Ma ha cambiato poco, è come se. È come se fossero stati senza volerlo, ma molto superficiali, senza andare in profondità, quindi come se camminassero proprio. Sono stato una crosta Sì, esterna. esatto. Quindi non è cambiato I due praticamente niente. personaggi si rivolgono alle guide, all'angelo custode, alla guida dell'essere superiore, o cose di questo genere. E a chi si rivolgono in realtà? Allora vedo tipo un umanoide color azzurro blu con tipo tre corni, con un unicorno, ma ne ha tre. E un copricapo tipo quello degli indiani, tipo Sioux, cose così. Di piume, Sì, vabbè, di cosa. boh, più o meno fatto così. E arriva. Lo vedo in cima, come se fosse in cima a questo pianeta. Anche il pianeta è lo stesso colore. Azzurro-blu. Allora, quello che vedo è, vabbè, questo pianeta, lui sopra e dietro, tipo come se fosse un'atmosfera, ma non è fatta come la nostra atmosfera, quel rosa tramonto, tipo il tramonto rosa, ma è sempre così. Ma solo in questa sessione o in tutte? Cioè questo può essere No, proprio collegato a questa cosa, in collegato a lei? generale, no. Alla. No, a lei che canalizza? Sì, ah sì. Sì. Aspetta. Lui lo sa? Penso, ma Lui. sì, lui che guida. Sì. Sì, Assolutamente. perché lei di fatto, a parte che non hanno segreti, ma No. comunque loro parlano sempre, mi dicono, Infatti. Sì, esatto, sì. guide, sono le guide, no? Direi, una bella scuola guida meglio, perché le guide, Sì. francamente. Secondo.
Secondo. Il Ah, ok. secondo tizio, quello delle rose, che gli portavano le rose. Che è successo? Gli cambiamenti? Lì è boh, una cosa. Vedo proprio che lo fa. Allora, lì, anche lì è interferito, quindi lì lo fa perché gli dicono di farlo, per Ah. fare. Se. Chi lo dice? Allora, l'avevo già visto prima, c'è dietro un programma militare e gli dicono di farlo e quindi di dare delle informazioni che in qualche modo aiutano l'energia di questo programma militare. Beh, si rivolge tanto a Gesù, Cristo, Dio, gli angeli. Gli angeli non so bene, non sono molto informato. Comunque, tanto Gesù. Ok. Sì, quella è un'interferenza. È interferito da quella cosa. E comunque, e invece la cosa che fa principalmente la fa per dare dei comandi militari, tra virgolette. Ma Cioè, lui lo sa? no, del programma no. Sa che è interferito, cioè, Interferito e sen inconsapevole sì. e religioso, Sì. tre cose che sono. Va bene, chi se ne frega. Mettiamolo via. Vediamo Ok. Monica, vediamo la sua vibrazione. 20 milioni. Percentuale di consapevolezza. 130%. Percentuale di cervello utilizzato. 9%. Ok, questo lo diciamo a Monica, una sessione ancora da pubblicare, sai, no, che non utilizziamo tutto il cervello e così via. Il massimo riscontrato finora è 13-15. PSP. PS 35 e PE 45, giusto? No, 65, scusa. 65, ok. Vite precedenti. 1527. Ok. Causa esoterica della vibrazione così bassa. È ancora qualche legame con quella, con la parte religiosa? Allora, quando lei ha visto quel film, è stata iniziata un'interferenza. Allora, lei ha visto il film con la storia di Gesù Sì. ed è rimasta folgorata da lì, è iniziata la sua parte religiosa che poi è finita, però è durata parecchi anni e Sì. quindi ha iniziato a pregare. La preghiera. Sì, la preghiera, allora, quello che gli fanno fare, allora, praticamente di notte quando lei prega è un suo clone, è la parte, è un clone. Quando lei si accorge, poi dopo tolgono il clone e lei diventa conscia e smette. Ok, quello lo fanno per far sì che comunque man per mantenere sempre questa vibrazione, per far sì che lei non esca da questa interferenza. Ok, che è legata alla religione. Sappiamo che quando si prega e quando si seguono queste cose religiose, loro riescono a ciucciare parecchio perché si aprono proprio questi canali diretti dove riescono a ciucciare tanta energia. Quello che vedo adesso che mi è arrivato è che io direi sempre in parallelo quando c'è una situazione religiosa c'è un'entità mentale che collabora con l'interferenza religiosa. Ok, qui c'è.
Sì. Chiamala. Vediamo di che livello è. Oh, che Livello livello 4, sono. livello 4. Una sola. No, poi ne ha un'altra di livello 3. Quindi quella della religione è livello 4. Sì. Ok, quella del livello 3 invece si occupa di cosa? Allora, te lo descriverei come fa sì che lei sia sempre la grande mamma. Ok? Quindi proprio l'incute nel cervello questo senso di colpa in maniera tale che le dispiaccia per tutti e lei si adoperi per tutti, si prende carico di tutti e di tutto. Quindi il figlio della zia, Lex, L'ex, sì, anche e chissà, la altri, secondo me. Vedo 4-5 amici. grande mamma, la Croce Rossina, si dice in Sì, italiano. sì, sì. Ok, quella che potrebbe iniziare un corso di disegno e invece no, preferisce andare ad aiutare qualcun altro che va bene, nel senso, se non c'è dietro un'entità mentale. Esatto. Come si chiamano queste due entità mentali? Così per chiamarle in qualche modo. Allora, quella di livello 3 la chiamerei proprio la grande mamma, cioè mi viene proprio la grande mamma, mi è venuto proprio così. E Ok. E la 4? la 4, tipo ratio, Ratio. razio. Ratio in inglese, ok. In latino, scusami. Sì, ecco, in latino, più in latino che in inglese direi. Sì, no, Più ratio latino. è latino. Ah sì, anche in inglese Sì, però. anche in inglese, però è latino. Dove c'è la religione, il latino, Esatto, infatti, e sì. tra l'altro io dall'inizio della Direi. sessione ti voglio fare una cosa con te, Elena, se vuoi. Sì. Allora, Monica si sveglia, diciamo, dopo notti burrascose, non si sveglia stanca mentalmente, fisicamente, tanti sogni, tante presenze, e a volte si sveglia che si ritrova a recitare il Pater Noster, il Padre Nostro, nella sua lingua, in italiano, eccetera. Causa esoterica. È quel clone che ho visto prima. Allora, però sì. Praticamente mettono, attivano il clone, che vedo proprio che è come se si affiancasse a lei. Ok, infatti, ecco, sai che lei ha detto come se sentisse un peso sul divano. Proprio il letto, è proprio il clone. Lo mettono lì. E inizia a fare questa preghiera collegato a lei in maniera tale che mantiene quell'energia lì religiosa sempre a quel livello lì. Allora, stiamo andando da qualche parte che a loro dà fastidio perché mi è venuto improvvisamente caldo, forte caldo, e sento tutta una scossa. Ok, A me non succede mai nulla, cioè non mi alza le tue succede mai nulla. frequenze, Elena, alzale. Prenditi una bella pillola V rossa. La pillola V contiene l'informazione fondamentale che non esiste una frequenza massima, esistono frequenze illimitate. Alza la tua frequenza, dimmi a quanto stai. Mille miliardi. Senti ancora caldo? Chiama lì i responsabili di questo calore. Ci sono quattro
Ma no, è dissimile a quello di prima, color blu. Beh, quelli che interferivano con quelli là, Sì. È che vogliono, non capisco. lo stesso, è tutto allora. Sono rimasti con Monica, quindi Sì. sono entrati con la È sessione. lo stesso programma. Quello del film è lo stesso programma di quelli là, perché io vedo loro, gli uguali. Ok, un attimo, quelli blu sono quindi non quelli della prima sessione, ma quelli del programma film Gesù. Sì. No, Ah, ok, non è quello con i tre cornini, il copricapo da no, Sioux. no, no, no. Ah, no, no, no. Okay. Perché era blu anche quello, Sì. eh? È quello che mi sono confuso. No, sì, scusa, scusa. Ok, no, scusa tu, non ho capito male. Quattro, come si chiamano? Come che razza marziani? Vengono delle. Siriani, mi dice da Sirio. Ebbene, vediamo di tutti, gli eterici, siriani. Sì. Poi a quelle, le due entità mentali, vabbè, c'è il clone, e poi ci sono, c'è un amantide che controlla. Ci sono delle abduction? Ci sono state nel passato, poi le hanno sostituite con questa cosa del clone. E là c'è dietro Zeus. Il capo dei siriani? Capo dei siriani. Viene Sirius. Sopra Sirius, Sopra sopra Sirius Fischio. c'è Odino. Il capo della mantide, questo per capire la gerarchia in Sì. sostanza. Allora, Zeus, l'avevo già visto prima, sopra Mantide c'è Zeus. Quindi ci sono due linee, una su Odino, una su Sì, Zeus. esatto. Quella di Zeus è sotto Odino, cioè Sì, è è parallela parallela, sì, però e poi sappiamo. si unisce in alto, Sì. cioè Zeus si unisce poi sotto Odino. Sì. Ci sono impianti? Allora, tre legati all'entità di livello 3 e tre legati all'entità di livello 4. Dove? No, e poi, scusa, 7 sono, perché ce n'è uno anche che è collegato al clone, quindi mantide, clone. Allora. Uno, quello collegato al clone, è sulla spalla, l'avevo già visto prima, ed è proprio un impianto quadrato abbastanza grosso rispetto agli altri che vedo di solito, è abbastanza grosso. Poi ne ha uno sul polpaccio destro, uno sulla coscia sinistra, uno sopra la cresta iliaca destra, poi ne ha uno in cima alla testa, uno dove c'è l'occipite e uno più o meno tra il cuore e il plesso solare, circa qua. Ok, vediamo un po' di cause esoteriche. Beh, in generale tutta la parte destra ha dei problemi. Cause esoteriche dei quattro interventi chirurgici. Partiamo con l'ernia. È stato un primo approccio di interferenze. Aveva un impianto lì che però non ha più. Quando era piccola, piccola, era stato il primo,
Sì, proprio era la prima parte con cui fare interferenza. Durante le alcune abduction, le prime abduction usavano quell'impianto. Appendicite, appendicettomia. No, l'appendicettomia non. Non a causa No, esoterica. no, no, niente di. No, proprio fisiologico. Oddio, non so se ho preso male gli appunti. Cisti? Cisti. Cistifellea, Cistifellea forse, vabbè. scusa. Ok. Allora, cistifellea è stato il sovraccarico del programma portato avanti dall'entità di livello 3, quella, la grande mamma. La grande mamma. Un sovraccarico a furia di caricare. Questa cosa, questo pensiero e questi scarichi energetici ha dovuto operarsi la cistifellea perché non reggeva più. Ovaio. L'impianto che ha adesso, qua che ho visto. E l'ha spottato. Sì, ma l'impianto è rimasto però. Problemi col ciclo. Ma no, è una cosa fisiologica. Beh, dopo l'intervento ha accelerato un po' i tempi, però non è fisiologico. Sensazione di sentire il corpo diviso a metà, quindi il destro è bloccato, il sinistro no. È proprio una questione energetica, però non è che lo fanno loro. Di proposito a dividere le parti, però a livello energetico la parte destra è più affaticata proprio a livello fisico per tutte le vicende che ha avuto la parte destra del fisico durante la vita, tra impianti, micro impianti, action, e la sinistra meno, quindi è proprio un blocco energetico, energia pesante con vibrazioni basse a destra che non riesce a riequilibrarsi con la parte sinistra. Cioè vedo tipo la parte sinistra che va più in alto e più un colore bianco-azzurro, invece vedo la parte destra che va più in basso, no, come se fosse così, più in basso con un colore più sul grigio scuro. Ma Non questo so. fa parte dell'esperimento della. No, non è voluto da loro, è una Non è voluto. conseguenza, ma non l'hanno voluta. Però loro si sono concentrati sulla parte destra, quindi hanno provato a vedere, vediamo se ci puntiamo soltanto su un lato, che cosa succede. Può essere? Non è stato, è una coincidenza, nel senso, nei vari programmi che hanno fatto, i vari impianti sono andati più a caricare di più sulla parte destra. Però Ok, non è stata voluta. In questo una, caso, un quasi caso, diciamo un sì, poi caso. magari lo vedono però. Ok, la stanchezza fisica e mentale erano dovute quindi a questi sogni, Sì, ok, e decisamente. al clone. Sì. Proprio una ciuccia, proprio. Va bene, fra poco vediamo il Padre Nostro, un po' di Gesù, eccetera. Monica si chiede anche come mai, prima di rivolgersi a noi, no, in realtà, come mai lei ha sentito da qualche mese l'esigenza di vedermi, di fare una sessione con me e con te, ovviamente. Lei sostiene che è la sua PS. Allora, io vedo come se la PS. Come se alla PS non fosse sufficiente credere a quello che vedeva nelle sessioni. Ok? Come se doveva Dovesse proprio. toccarlo con mano, Sì. dovesse vederlo applicato al suo caso.
Però è strano perché cioè, la PS se vuole può avere tutte le informazioni che vuole come se fossero reali. Quindi, però vedo proprio, cioè ti vedo, vedo te e la PS qua che ti guarda. E adesso ci crede? Sì, adesso vede. È come se ci fosse qualcosa che da fuori non riusciva a percepire. Cos'è questo qualcosa? Vediamolo. Chiamiamolo. È come se lei mi mostra, come se lei mostrasse a te in eterico. Uno spazio, descrivo quello che vedo. Allora, vedo quelle le interferenze di cui, che abbiamo visto adesso su questo piano qua, ok? E poi c'è la sua PS e tu qua, e sotto il piano c'è tipo una rientranza così tondeggiante, ok? E là in fondo c'è una parte buia. Allora, è energetica. Chiamala questa parte buia. È uno spazio, cioè ci possiamo andare. Non ho capito. È come se. Allora, questo è il piano dove ho visto le interferenze, ci sono interferenze, ok? La sua PS è qua, tu sei qua, mi vedi? O devo girarmi? No, mi vedi, Ok, vedi. e davanti a voi c'è come se lo spazio che c'è qua finisce e in fondo fa tipo cerchio, poi ritorna, ok? Fa un Una semicerchio grotta, qui. il fondo di una grotta. Sì, no, tipo come immagino mi viene come se fosse la parte sotto di un vulcano dove c'è il magma che ribolle. Ok? Ecco, una Andiamo lì, cosa. vediamo cosa c'è. Dov'è la piedi, Monica? Alla tua destra, un po' in là, che guarda. Ok, PS di Monica si prendono mano nella mano e vanno a vedere cosa c'è in quell'area buia. Allora, se ci avviciniamo, cioè si sono avvicinate, vedo dei fasci di energia che fanno una forma tipo dei rombi così, vanno e vengono. Ok. Sono dei codici. Che codici? Allora. Allora, sì, te lo descrivo. Allora, sono dei codici che si mandano tra, vedo, tipo dei, come si chiamano? L'hai detto prima? Codici. Ah, no, non mi viene il nome. Un attimo, fammi alzare un attimo di nuovo le vibrazioni perché. Io ho detto qualcosa relativo alla grotta, No, vibrazioni, no. entità, Sì. siriani. No, gli altri? Non mi viene. C'erano solo i siriani, grande mamma. No, i siriani li abbiamo visti, ma lì si mandano le informazioni. Vabbè, ti descrivo. Sai i tipici alieni che disegnano? Pleiadiani? No. No, quelli che disegnano. Ah, i grigi. I Ok, non grigi, vedo. volevi dire. Sì, Gli ebe. non mi veniva. Ok, sono dei codici che si mandano. No, allora un È come attimo. se. Questa zona buia è un'interferenza. Se ci siano i L'interferenza codici. globale, però. Ok.
Ah, che non riguardano solo, riguarda solo Monica, ok, un'interferenza esatto. globale che ragiona e incide a che scopo? Non credere a queste cose. Sì, ok, praticamente loro cosa fanno? Si mandano questi codici su questa frequenza energetica, ok, su questa vibrazione particolare, tra un posto e l'altro, tra virgolette, in maniera tale che quando passa questo codice da un grigio a un altro, o da un gruppo di grigi a un altro gruppo di grigi, nel passaggio interferisce su tutte le persone e gli spazi e i tempi che sono in quella zona lì. Ok? Per interferire con la cosa che noi facciamo, che altri fanno, sulla consapevolezza, sul andare a vedere, riuscire a vedere che cosa c'è oltre. Quindi Ok? nel nostro caso, Sì? questa zona buia era quella che ha allontanato Monica dai nostri video e l'ha spinta verso Ecco. video molto meno Sì. attendibili o zero attendibili. Perdere tempo con un percorso che comunque le è servito per capire una serie di cose e Sì, poi, certo, ok, sì. lei ha vinto questa zona buia, Sì. diciamo, questa interferenza globale che spinge i più a dire sono tutte Sì. cavolate, vanno È la stessa che avanti, interferisce con, sai chi scrive i libri, però le informazioni le dà a metà, cioè, l'avevamo visto già in un'altra ok, lezione, ecco. va Anche bene, quello quello che sembrava un punto complesso lo era. Ok, lo era abbastanza in parte. Va bene, io adesso voglio fare una cosa che voglio fare da tanti anni, da tanto tempo, visto che abbiamo parlato finalmente di nuovo di Pater Noster, no? Di Padre Nostro. Chi ha inventato il Padre Nostro? Lo chiamiamo e lo chiamiamo recitando io dall'inizio alla fine in latino il Padre Nostro. Voglio vedere chi si presenta e voglio vedere cosa, ascoltando soltanto dall'inizio alla fine, Elena, ti arriva dalle parole originali della preghiera che sono in latino. La preghiera viene tradotta in tutte le lingue, in italiano, in francese, in tutte le lingue, ma la preghiera originale, il latino ha una valenza nel caso del Padre Nostro, così come l'ebraico nel caso Ok. O come l'arabo nel caso della religione musulmana. Pronto? Quindi è un invito, facciamo dall'inizio alla fine, qualunque cosa si presenti e chiaramente poi verrà disattivata e annullata in qualche modo, quindi non sto evocando, non sto creando, non sto facendo una preghiera per connettermi a, No, no. sto chiamando il responsabile o i responsabili. E voglio vedere che cosa ti arriva di ulteriore informazione. Vado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris, et ne sos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Amen. Allora, vedo questo umano, ok, che si chiamava Hero, come hero in inglese, Eroe. sì, che ha trovato questa formula. Okay, per far sì di creare un campo energetico vibratorio tale da ho visto proprio l'energia diciamo della Matrix terrena con l'energia tutta cosmica di tutti gli universi diventare unirsi, quindi questa che si alzava e questa che si abbassava, ok? Crearne una unica e far sì che si creasse un mega canale
dove loro potevano scambiare energia, prenderla, Loki, chiamiamoli. L'entità di turno o un'entità specifica? No, sono arrivati gli Elohim, qualche Elohim. Sono contenti di questa poesia, di questa preghiera recitata? All'inizio lo erano, poi hanno capito lo scopo. Ok, c'è ancora questo canale aperto. Allora, si apre tutte le volte che viene, a parte questa volta che è stato per chiamarli, vabbè, sono arrivati, però si apre tutte le volte che qualcuno recita la preghiera in latino, si apre completamente. Le varie traduzioni, alcune sono state fatte in maniera superficiale, senza avere ben chiaro lo scopo di quella in latino, ok? Altre invece, tipo quella in italiano, così, sono state fatte con parole italiane che creassero dei canali, ma non Non possono, completi. È esatto, non potranno mai come se creare. fosse un grosso tubo in latino, un Esatto. tubo piccolo che sta dentro il tubo grande in altre lingue Sì. italiano. Ok, venga il tuo regno, quale regno? Quello sopra. Degli Cioè, quello. Elohim. Sì, Quindi è esatto. un'invocazione al peggio, Al peggio, sì. al regno degli Elohim, Sì. dove l'uomo non conta nulla e dove il Esattamente Dio, quello. lo schiavista, fa di quello Sì, che vuole con uomini. esattamente. Si affatta la tua volontà. Esatto, ho visto proprio quella cosa lì. Come in cielo, così in terra. Sì. Sono riuscito, cioè, si vedeva proprio lui che mentre la diceva, ci ha messo un po', cioè, ha provato varie volte con varie parole, cioè proprio quella formula lì, solo detta in quella sequenza con quelle parole lì, crea Chi l'ha questo inventata? Iro. Adesso apriamo, facciamo una cosa interessante, apriamo tutti questi canali di tutta la storia, di tutte le persone che l'hanno detta, questa è la poesia in latino, di tutti i preti sul pulpito che hanno detto questa poesia, di tutti i tempi, tutti questi canali e tutti i canali in cui sono state dette queste preghiere in lingue tradotte. E dentro questi canali, che sono dei tubi, sono dei Sì, cilindri, mettiamo così. semplicemente, se l'informazione è falsa non avrà nessuna influenza, mettiamo semplicemente la nostra caramella rossa di informazione, aggiunta, cioè addizionata con l'informazione che abbiamo appena visto. Canale con Elohim, esattamente l'opposto di quello che vorrebbe intendere la preghiera, così che tutti i vecchietti, le vecchiette, i bambini, le bambine, i preti sappiano che mentre lo stanno dicendo, stanno facendo questa cosa, un autogol. Mi raccomando, su tutta la linea temporale, da parte di tutti, quindi ci sono anche i tubi di Monica, tutte le volte che l'ha Sì. detto in sogno, tutta la volta che l'ha detto quando Certo. era credente, tutte le volte in cui che l'ha detto svegliandosi alla mattina con la recitazione del Pater Noster in bocca, del Padre Nostro in bocca. Questa informazione è ovunque. Facciamo un po' di virus, visto che ci stanno propinando un virus dall'inizio dei tempi, glielo mettiamo anche noi il virus, con l'informazione pulita, valida. Solo informazione, da non credere ciecamente, da verificare. Fate sempre le vostre verifiche, le vostre ricerche, non cercate mai il guru, io non sono un guru, dimenticatevi che io sia il vostro guru. Dimmi. Che vedi? Vedo come proprio come se la pillola di informazione rossa fa una barriera. Quindi loro cercano disperatamente di spingere ancora di più le informazioni da sopra, ma non torna indietro. La pillola attrappa il tubo. Sì.
A tutti o A a tutti, solo una sì. No, parte? no, 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 tutti, tutti. Va proprio in automatico. Io l'ho messo in tutti i tubi. Ciao, ciao Elohim. Mettiamola in tutte le preghiere, Ave Maria in primis, Gloria, beh, tutte queste preghiere qua che non conosco. Sto mettendo anche in Mettiamola in quelle tutte le altre messe, religioni. di tutte le religioni, nelle messe, nelle cerimonie funebri, nei matrimoni, in tutto. Basta Elohim, fine Elohim, noia Elohim. Gli Elohim, chi sono gli Elohim? Hanno una parte subliminale, lo ripetiamo. Vediamo se hanno una parte subliminale. Assolutamente no. Sono umani. No, sì. Ok. No, 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 assolutamente no. Un'entità. Sono antichi. Sì, sono i primi. In parallelo, l'avevo già visto, mi sembra una volta. Sono i primi che hanno provato. Ci hanno creato da un punto di vista biologico, ma non ci hanno creato da un punto di vista di No, creazione. esatto, sì, esatto. Ok, quindi No, 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 sono gli sì. dèi di sta cippa, in Sì, sostanza. infatti. Ah. Sono quelli che si sono spacciati per dei, ma nessuno ha creato nessuno. No, infatti. Anzi, No, no, ci hanno vabbè. creato dei potenziati con un cervello al minimo del 10% utilizzato, giusto per essere controllabili. Con mille ostacoli, parte subliminale che non si ricorda nulla, che deve rifare sempre le stesse esperienze per capire un H, per capirci un H. Quindi questa pillola dell'informazione fa tanta paura a questi qua, perché Sì. l'informazione è tutto, ogni cosa passa dall'informazione. Si sentono tanto braccati in questo momento perché. Beh, nel novero delle entità eteriche di Monica, quindi ci sono anche gli Elohim, diciamo, di Sì, fatto. certo, sì. Perché Monica ha questo rapporto con il Paternoster? C'è una ragione nelle sue vite precedenti parallele? Allora, lei è stata suora. Direi 2 volte, in 2 vite. Allora, la vedo in una che era in un convento, poteva essere tipo intorno al 1900, che però poi dopo ha tolto i voti perché si è innamorata di un uomo. Ma poi è morta precocemente di una malattia, ma tipo tramite una maledizione, una cosa del genere, vedo. E invece prima era tipo 1300, 1400 in un convento in Inghilterra. In un piccolo paesino, dove voleva iniziare un progetto più ampio, cioè dove apriva un po' gli orizzonti, ok? Con le altre suore, quindi aveva questa idea creativa di creare una cosa un po' più aperta, tipo la scuola, ma per tutti insieme, no? Cioè, e anche lì è stata proprio imprigionata e poi impiccata. Quindi hanno riproposto in questa vita questa cosa in un'altra maniera. Come se la sua PS abbia firmato questo contratto, diciamo, nel cluster di tutte le vite, dove deve portare tutta la sua vita religiosa fino alla fine religiosa. Ma in realtà, in qualche modo, la PS si sveglia sempre.
prima della sua morte e esce da questa cosa. Ok, quindi l'obiettivo era farla diventare religiosa in ogni vita, sostanzialmente. Esatto, sì, esattamente. E un po' ci sono riusciti sia con la religione stessa, sia con l'entità grande mamma, la Croce Rossina, perché Sì, se certo. vogliamo uno degli insegnamenti della religione cattolica è proprio quello di aiutare gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, mai se stessi, no? Che è uno degli insegnamenti peggiori, perché tu dirai, ah, che cattivo, ah, ma no, è uno degli insegnamenti peggiori. Perché le persone vengono, aspettano l'aiuto di qualcun altro e non agiscono. Quindi chi riceve l'aiuto in realtà non riceve mai un aiuto, ma semplicemente un ritardo dei vari problemi spostato un po' più avanti. Nessuno reagisce. Non ha senso, dare il pesce a chi ha fame, ma bisogna dare la canna alla pesca, perché Esatto. se lo deve cercare da solo il pesce, come dice un antico detto. Va bene, causa esoterica delle scosse elettriche al piede destro, gamba destra, fino al cervello. Ah, quello lì sono i due impianti. Cioè, sì, l'impianto che ha sul polpaccio che è collegato, scusa, a quello sulla cresta iliaca, ok, che poi è collegato all'impianto che ha proprio in cima. No, passa anche attraverso. Aspetta, Allora, sì, dal polpaccio arriva all'occipite e poi va su quello sopra la testa. Ok, Monica ha un fratello gemello che soffre di neuropatia, quindi l'infiammazione dei nervi delle gambe. C'è un nesso, è chiaramente il caso del fratello, che approfittiamo per invitare nel cinema ad assistere alla sessione e ha, come se l'avessimo invitato fin dall'inizio, quindi ad acquisire tutta l'informazione vista finora. No, 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 non c'entra Non niente. c'è un nesso. No, no, sono Si due presenta il esperienze diverse. fratello. Sì. Va bene, in ultimo vediamo l'aggeggio, il lettore fornitore di frequenze quantistiche che ci ha mostrato, di cui ignoravo completamente l'esistenza, un oggetto di cui non diciamo il nome e la marca, che rileva la frequenza della tal parte del corpo, o comunque in generale del corpo, e una volta averla rilevata e scoperto che è bassa, per esempio nella gamba, la equilibra con la frequenza che manca. È attendibile? Allora, in qualche modo funziona, sì, non è un Un risolutore di problemi. esatto, cioè non è che contiene la magia lì dentro, ok? Però in qualche modo aiuta momentaneo, cioè in quell'istante lì. Quindi vedo proprio, entra la vibrazione, ok? Lì la riequilibria e la manda fuori, diciamo, in una media standard, che sarebbe l'ideale per quella zona lì o per il corpo della persona, ok? Però non è che ti risolve il problema. Cioè, Ok, chi ha dopo inventato 5 questo minuti oggetto? torna di nuovo come prima. Ha delle entità, ha un'interferenza dietro questo oggetto? C'è l'interferenza, diciamo, principale è fare un po' il business facile, però cioè, il motivo per cui ha fatto questa macchinetta è quello, non è niente di. Cioè, non considera il caso specifico, prende un caso generico vago e dà un blando aiuto. Questo è il senso Sì. di cui stai dicendo. Per Sì, cui certo. non è solo frequenza, è anche il caso specifico, la differenza di, cioè, non so, mi fa male la gamba, io la provo sul ginocchio, ma magari sul ginocchio è un valore, sopra il ginocchio ne un altro, sulla coscia ne un'altra, dietro la coscia ne un altro ancora. Questo può rivelarlo un essere umano, forse, con una certa sensibilità. Esatto.
e la macchina, a seconda dell'uso che se ne fa e a seconda della poca precisione della macchina, si esegue un intervento poco preciso. Sì, esatto, cioè in generale arrivano. È come se arrivasse una media della vibrazione di tutto il corpo, quindi con tutti diciamo, i malesseri vari, no? Fa una media, arriva una certa vibrazione e manda fuori una media di vibrazione ideale, ecco, ma non nello specifico. Va bene, chiamiamo la zia. Lei si sta occupando del figlio, che è più che adulto. Chiamiamo la zia, vediamo se si presenta. Sì, è arrivata, la vedo arrivare come se fosse tutta indaffarata, vestita tutta bella, con i dettagli curati, tutta, capelli raccolti, la borsetta, ma come se fosse di fretta. È una forma, si presenta con una forma che aveva in vita o con una forma simbolica o un'altra vita? Ok, No, secondo me è di questa vita, sì. Sì. perché di fretta? Ha altro da fare? Andiamo a vedere cosa aveva da fare. Doveva andare a fare la spesa e poi doveva andare dal parrucchiere. Dov'è sulla terra Ah. ancora? La vedo ancora lì a casa col figlio. Quindi è collegata alla terra. Mm-mm. Quali problemi dà la sua connessione a quella casa, a quel figlio, a quella persona? Non lo fa. Non lo fa muovere. Gli No. impedisce di reagire, di Sì, di portare reagire. avanti i problemi La della sua casa, di indipendenza, esatto. farsi un lavoro, di... Lei lo sapeva? No, 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 non se ne è accorta adesso. Quindi L'ha visto ora. Sì. adesso che è indaffarata, era indaffarata in questo lavoro. Sì, a stare dietro al figlio, alla casa. Perché lei non ha in vita agito in funzione dell'indipendenza del figlio, assecondandone l'attuale passo? No, è come se si fosse sentita in colpa per l'incidente che il figlio ha avuto. Vedo come se fosse stata colpa sua. Sì. Quindi ha tirato su un eterno bambino che non sparecchia, che non lava nulla, che non pulisce niente, che non si fa il bucato. Va bene. Adesso l'ha visto, infatti si è fermata, non è più di fretta. Chiamiamolo nel cinema, questo nipote, cioè questo figlio della zia. Si presenta. Fatica. Sì. Fatica, dice, stavo dormendo. Stava dormendo. A che ora è andata a dormire questa notte? Alle 2. Cosa aveva da fare fino alle 2? Guardava un po' la tele, un po' il computer. Comoda la vita, eh? Cioè, così mi hanno insegnato che devo fare diversamente. Bene, in un attimo vede tutta la sessione di Monica fino ad adesso. Reazioni. Sta, se ne va, gli frega niente, gli interessa, interessa in parte. No, si è fatto, gli è venuto un po' di ansia, cioè come se fossero troppe informazioni assieme. Lo vedo un po' disconnesso dalla PS, quindi la PS, ok, che vedo proprio la differenza, no? Il corpo mentale, la parte mentale che si è fatto prendere dall'ansia e anche la parte emozionale, invece la PS che è rallegrata, che quasi con un sorriso per dire, oh, che belle informazioni che riceve. Ok, va bene, collaboreranno, questo è il percorso del Sì, nipote, infatti. quindi bene, diamo tutte le informazioni alla zia, le apriamo il portale aureo Sì. e la invitiamo
ad andare attraverso il portale Aureo. Vediamo, Aureo, vediamo se lo fa. Sì, sta andando. Vuole dire qualcosa, Monica? Adesso ho capito che non è compito di nessun altro tranne che di mio figlio di occuparsi di se stesso. Quindi, sicuramente non ti devi prendere cura tu di lui. Volevo dirgli questa cosa qua. È andata, va. Sì, sta unendo. Ok, adesso si è chiuso il portale. Ok. Allora, cosa vuole fare Monica? Monica vuole andare, vuole eliminare tutto questo, andare al cluster e all'avatar, mi ha detto. Andiamo al cluster. È come se fosse in un negozio di dischi in vinile e ogni disco è un contratto di questa vita e poi ci sono i dischi delle altre vite. Sta raggruppando tutti i dischi. Le ho fatto vedere, ti ho detto che deve aprire un portale definitivo. Perché sono a forma di dischi? Qual è la ragione della PS? Perché si è accorta che i contratti che ha firmato, o che tutte le PS firmano alla fine, no? Questa cosa qua, sono come un loop. Cioè, se tu non li vedi, è come un circolo vizioso, ecco, ok? E quindi continua a girare su se stesso. Quindi è il discorso della ripetitività delle varie vite. Sì, anche, sì. Ok, Sia anche nella se. vita, sia nella vita, sia in una vita, no? Se tu non li vedi, continui a ripetere gli stessi errori, tra virgolette, errori, sia nelle varie vite, se non l'hai fatto in una vita, ti si ripresenta nelle altre. No, quindi è sempre un circolo, gira sempre in circolo se non lo vedi. Va bene, apra un portale definitivo e via tutto. È così semplice, basta solo saperlo. Infatti l'ha fatto. Scaffali compresi. Ok, andiamo all'avatar subito, vediamo cosa c'è. Che aspetta Monica. Come sempre, anche stavolta prova con i suoi piccoli trucchi stupidi. C'è la postazione dell'avatar che è circondato da nuvole, sai come se fosse l'immagine tipo di Dio sulle nuvole che arriva. Ecco, si è messo Si così. nasconde con le nuvole. Va bene. Monica, un bel soffio contro l'avatar, così che lo vediamo bene, e via le nuvole. Poi lo prenda, lo mette in un portale definitivo. Ok, l'ha messo e ha chiuso. Ok, vediamo prima di vedere che cosa è successo in termini di interferenze, il suo corpo emozionale. È pulito adesso. Prima quali emozioni a bassa frequenza aveva? Questo forte senso di colpa lo vedo proprio forte, quindi per aiutare gli altri, no? L'altruismo per il senso di colpa. Questo
Quest'idea di avere, vabbè, la parte di stanchezza, ok, era quasi un'emozione pesante, di energia pesante, e poi un po' di apatia per la tristezza, come rassegnazione. E le cose vanno così. Ok, Esatto. nuova frequenza. Ovviamente non ci sono più interferenze, No, pianti, no, no, le vecchie abduction, il clone c'è ancora. no, no, via Identità tutto. mentali 3-4. No, no, via. Ok, nuova frequenza. Milioni. Ok, informazione che può alzarla. Vediamo quanto la alza. 10 miliardi. Bene. Consapevolezza. 200%. PSPE. La PS, 45 la PE. Ok, quindi se sono invertiti i ruoli e anche se sono un po' in Temporaneamente. disequilibrio. Sì, certo. Vite precedenti. E 1.000 nette, proprio 1.000. non più 1000. Cervello percentuale. Vabbè, era una cosa di Nostradamus, lasciatela aperta. Percentuale di uso utilizzato, di cervello utilizzato. 9. È rimasto 9. Ah, era 9, anche prima non mi ricordavo. 9. Vuole alzarlo Sì, o può vedo alzarlo? che sì, arriva a 11. Vedevo prima 11, ma poi ho visto che non era ora. Che ora è a 9, arriverà a 11 in un paio di mesi. Va bene, con queste nuove condizioni, con queste condizioni, sì, ci saranno ancora risvegli stanchi, mentalmente e fisicamente, risvegli col Padre Nostro in corso di recitazione. No. No, no. È possibile che il mentale, l'abitudine mentale di Monica le faccia cadere nuovamente questi fatti? Allora, quello che vedo è che non le farà accadere questi fatti, ma può essere che nei giorni successivi ad oggi ogni tanto si sveglierà alla stessa ora di notte, ma senza, non perché ci sono interferenze, non perché sta dicendo il Padre Nostro e non per la stanchezza, non con la stanchezza, ma semplicemente perché come se fosse un'abitudine per la testa. Ok, siccome fare una sessione di ipnosi esoterica infinitum significa sì, sottoporsi a una pulizia energetica, ma anche attivare cose nuove, quali sono, lo chiedo alla PS di Monica, le novità da attivare per Monica, praticamente, Allora, nella pratica? la cosa che mi è arrivata diretta per la notte è cambiare sempre gli orari in In cui cui va a andare a dormire. dormire e in cui si sveglia. Cioè, sempre diversi per Perché? 15 giorni, un mese, perché si toglie da questa abitudine che il cervello ha registrato. Se lei rimane nell'abitudine, può rischiare che qualche interferenza ritorni. Ok, questo sta dicendo la PS. Perlomeno grazie alla mente. Sì, Ma per esatto. esempio, si sveglia alle 8 del mattino, anche le 8 e un minuto va bene. Sì. 8 e 2 minuti. Sì, magari un po' di più, tipo 8 e un quarto, 8 meno un quarto. Va a dormire a mezzanotte, invece va alle 11 e un quarto, poi una volta a mezzanotte 10. Ecco. Alle 11:30, ok. Sempre diverso per almeno un mese. Per disabituarsi alla routine. La routine è pericolosa nel caso di Monica perché può riattivare vecchi schemi e Sì, e quindi formare una forma rimettere di la frequenza, riportarla a livelli in cui Mi potrebbero viene, avere correggimi se sbaglio, mi viene come l'immagine di del letto di un fiume interferenze. vuoto, no? In cui si incastra perfettamente l'acqua di quel fiume. Questa è la vecchia situazione. Sì, Adesso esatto. creiamo un bozzo nel letto del fiume, un masso, poi la prossima volta tolgo della terra,
cambio il letto del fiume, a quel punto quell'acqua lì non arriva più, arriva nuova acqua. Esatto, Il concetto è esattamente. questo. Sì, esattamente. Altrimenti c'è una memoria compatibile, c'è Sì. una compatibilità concavo-convesso, letto-acqua, letto del fiume-acqua. Non so perché mi è venuta questa Quella immagine. vibrazione lì. Messaggio finale della PS a Monica. Prenditi cura di te, principalmente prima te, e poi se ti fa piacere, ogni tanto ti prendi cura degli altri, perché sennò la stanchezza continuerà. Così riusciamo a fare quello che riusciamo a stare in collegamento, a essere sincrone. Questo gli ho voluto dire. Basta. Ok. Un'altra cosa che mi viene da dirle, che mi è arrivata, stare più a contatto con gli alberi. Perché riescono, cioè per lei allora, la PS con la vibrazione dell'albero riesce a essere più in contatto con lei, cioè abituarla a Ok, sentire. Ecco. va bene. Il fratello e il figlio della zia sono sempre nel cinema, cosa fanno? Erano in attesa della parte finale. Va bene. Il film è finito, quindi possono andare a casa e far tesoro di queste importantissime informazioni. La pillola informazione ficcata dentro tutte le preghiere del mondo, quali effetti sta sortendo? Allora, c'è una situazione statica, tra virgolette, nel senso che le pillole sono lì e che bloccano questi canali e c'è questa energia che arriva e va, cioè, che non Prova a riesce a scendere e passare, risale. esatto. Viva i tappi, bene. Tutti questi canali maledetti, tutti belli tappati, fer sempre. Nulla toglie il tappo dell'informazione. Una volta che l'informazione arriva e qualcuno ce la mette, nessuno la può togliere, neanche la vecchietta più fervente cattolica può togliere quell'informazione lì, perché la sua parte subliminale non è stupida. Bene, causa esoterica del 926 nella vita di Monica e abbiamo finito. Ma non era un'idea. Non cedo niente di. No, Niente. no, lo vedeva lei, ma. Un'idea mentale? Sì, cioè, esatto, cioè lei lo notava sempre, quindi si era fatta l'idea che ci poteva essere collegato qualcosa, ma Va bene. Come la vedi? la vedo con dei pantaloncini e una canottiera tipo pronta ad andare in spiaggia, non ha più le spade né niente. Tutta sorridente, solare, vedo molto contenta. Ok, allora Monica, Elena, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.